Il tuo sport preferito? Sono due. Due. Calcio e pallavolo. Calcio e pallavolo, quindi siamo sul classico, cioè sì. Sport già un che non chiunque, però in molti possono praticare. Sì. Se tu dovessi scegliere una disciplina sportiva alternativa, cosa ti piacerebbe provare? Golf. Ti pratichi sport? Palestra e kickbox. Cos'è la kickbox? È un'arte marziale, tipo box, soltanto si usa pugni e calci. Ecco, non so se è proprio quella, però un qualcosa del genere voglio provarci anch'io. Secondo te, questa... No, ma ha detto su... Però ci provo. Provaci. Ne esco rotto. Sì. Sto pensando agli affari miei. Che ha intenzione di stare lì tutto il pomeriggio, anzi tutta la mattina perché c'è l'ombra? Caro il mio Franceschino, vieni, è iniziata la stagione, ce lo stanno dicendo anche i meteorologi, quelli che fanno la previsione del tempo, ce lo stanno dicendo che sta arrivando l'alta pressione, quindi l'estate sta esplodendo e quindi un pochino devi pur patire, Franceschino, e si va anche sotto il sole in quel del mercato di figline. È tutto un complesso di cose. Che fa sì che... Pratica o è solo come spettatore? Lo praticavo. Cosa? Judo. Vedi, però io pensavo, siccome sto facendo un sondaggio sugli sport più amati e più praticati, pensavo che tutti subito calcio. Invece no, si trova sport alternativi. La ringrazio. Prego. Buona giornata. Vedi, va completamente contro le mie previsioni, perché io pensavo di fermare una sequela di persone e tutti uno dietro l'altro mi dicesse calcio, invece ancora il calcio è stato nominato solo da uno e questo è confortante, dovrebbe anche far capire i media, i mezzi di informazione. C'è stato un incidente, se avete visto le immagini un pochino mosse, non sono sempre i soliti giochini che fa Francesco, ma è proprio perché è andato a sbattere completamente rovinandosi sopra una ragazza. E pensate, voi non le sapete tutte, ma una volta mi ha investito non in macchina ma con suo piedino anche un cane. Sì, alla grande. Alla grande. E sei sportivo perché pratichi o perché segui? Perché pratico e seguo. Cosa pratichi? Pugilato, palestra in generale, corsa. Tu sei sportivo? Sì, con la forchetta. Ah, lo sport della forchetta della porchetta? Forchetta con porchetta. Con porche sportive? Sì. Sì. Sportive solo perché guardate o anche perché praticate? No, pratichiamo. Cosa? Corsa. Judo. Io corsa. Vedi che, no, allora vi spiego, io sto cercando di fare un sondaggio e ero partito con una presunzione che è arrivata al mercato e tutti mi avrebbero detto, soprattutto gli uomini, calcio, le donne, danza, e invece mi sta venendo fuori un universo diverso, fa rima. Si pensava, che sì. Comunque una signorina così fa judo. No, anche perché, cioè, sembra così... esile, eterea, e poi invece se mi prende il braccio mi rigira praticamente. E stai camminando, giusto? Stai camminando e io arrivo da dietro e ti blocco così. No, vai tranquilla. Dovrebbe essere così. Puoi lasciare. No, no, ora, non era finzione perché io non sapevo cosa mi piaceva. Lei mi ha detto dovrebbe essere così, ma se insisteva io già sentivo una torsione al polso. Complimenti, donne, non lasciatevi aggredire. Fate come Rosa. Ragazze, grazie di cuore veramente. Ciao. Che meraviglia, ciao. Ma con questo ciao. Ma che bel ciao, da dove vieni? Santo Domingo. Oh, amore mio, portami via anche me. Sì. Ma ci torni a Santo Domingo ogni tanto? Sì, certo. Senti, qual è lo sport principale che si fa a Santo Domingo? Il sport principale? Sì. È basketball, è baseball. Il baseball? Baseball, certo. E poi si fa... qualcosa il di bacche, también también il pallavolo, sì, e poi volleyball si chiama e volleyball il volleyball, sì.
Sì. E poi si fa bene all'amore a Santo Domingo. Oh, tanto. Ah, sì, è quello lo sport che ci piace. Mi mata, sempre vita, sì. Non ho capito niente, ma è troppo bella, troppo bella. Grazie. Ciao, a presto. Ciao.